cosa è così viscido e disgustoso da spaventare anche i maschi? No, non il sapone, ma i serpenti. E oggi, visto che a me piacciono moltissimo, andrò a mostrarvi quelli più grossi mai esistiti e che ancora esistono, eh. Cominciamo! Numero 1. Anaconda. Già le anaconde sono enormi e lunghe, senza dover contare quelle che appaiono e si mostrano al mondo diventando anaconde da record, così a caso sono le più lunghe mai viste. Appaiono in posti come il Brasile, dove è stata trovata una delle anaconde più grandi mai viste, ben 10 metri di lunghezza, per un peso quasi superiore ai 200 kg. Beh, diciamo che una sottospecie delle anaconde, chiamata anaconda verde, può arrivare anche fino agli 11 metri di lunghezza, ma raramente ne sono state avvistate. Mentre l'altra sottospecie, chiamata anaconda boliviana, è facilmente trovabile e alcuni addirittura lo vogliono come animale domestico. Questa raggiunge al massimo i 2,5 metri di lunghezza. Beh, diciamo che non è poco, perché farsi stritolare e mangiare vivi da un'anaconda non è il massimo, che sia lunga o corta. Non confondetevi però, a differenza di altri serpenti, non hanno veleni, ma sono animali costrittori, cioè utilizzano il loro corpo per stritolare, come detto prima, il corpo della vittima. Alcuni uccidono addirittura alligatori e coccodrilli, vivono specialmente dentro fiumi e laghi e tenendo le narici fuori dall'acqua riescono anche a respirare e rimanerci dentro per moltissimo tempo, senza nemmeno dover uscire per una scampagnata. Si riproducono praticamente come conigli, infatti una covata può portare dai 4 agli 80 neonati. Numero 2. Pitone sfortunato. Cosa succede quando un animale affronta un essere umano? Diciamo un pitone tipo. Beh, in teoria dovrebbe finire malissimo per l'essere umano, o no? Beh, non in questo caso. In Indonesia un uomo chiamato Mr. Nababan, non è uno scherzo, un finto nome per i giornalisti, si chiama proprio così, ha cercato di catturare un pitone, lungo quasi 8 metri, capite, proprio un pitone voleva catturare, e ci è riuscito grazie all'aiuto di altre persone del suo villaggio, ma le cose non sono andate così bene, infatti ha riportato ferite gravissime, tra cui una mano quasi distrutta da un morso del grosso animale. Alla fine è stato portato d'urgenza in ospedale e tutti hanno festeggiato mangiando la carne del povero pitone, che a quanto pare è molto gustosa. Anche i pitoni avvolgono la preda e bloccano il circolo di sangue nel corpo. Molti pensano uccidano per soffocamento, ma non è vero. Quella tecnica viene usata dalle anaconde. Non hanno veleno nella loro bocca e hanno i denti a uncino, quindi il dolore che ha provato Nababan deve essere stato davvero immenso. Pensate che in alcuni paesi molti bambini giocano tranquillamente con il loro pitone domestico. Numero 3. Il serpente più grande in Africa. In Africa ci sono molte foreste e zone dove gli animali più pericolosi vivono senza problemi, si godono il loro relax, finché ovviamente non vengono cacciati o cacciano loro stessi per cercare prede. Oppure quando gli esseri umani decidono di cercare cavi o altro. Proprio in questo modo è stata scoperta la specie di serpente più grande trovabile in Africa, il pitone delle rocce africane, che vive in una vasta zona del Sahara. Può raggiungere la lunghezza di 6 metri, quindi non è come altri pitoni di nostra conoscenza mangiati da persone. In Africa per ora non ce ne sono di più grandi, fortunatamente, quindi potete andare tranquillamente nel Sahara per la vostra gita quotidiana. Numero 4. Cobra reale. Questo è uno dei serpenti più maestosi mai visti. Guarda le sue prede sempre negli occhi, senza mai distogliere lo sguardo, proprio come un combattente guarda il suo avversario sul ring. È la specie di serpente più velenosa, più lunga esistente. È diffusa nel nord dell'India, nel sud della Cina, in Malesia, nelle Filippine e nel sud-est asiatico. Se volete avere un'idea di quanto sia pericolosa, vi basti sapere che può tranquillamente uccidere un elefante, con un morso soltanto, Il segno inconfondibile è dato da due squame scure poste nella parte superiore della testa. La lunghezza solitamente è di 3 metri, ma alcuni si sono sviluppati abbastanza da raggiungere i 5. Numero 5. Titano boa. Eccoci al serpente più grande mai esistito, qualcosa che soltanto alla vista potrebbe far pisciare sotto anche il bodybuilder più grosso, il titano boa. Ma siete fortunati, è una specie di serpente estinta che viveva nell'America meridionale circa 60 milioni di anni fa. Come detto prima, è il più grande e lungo mai scoperto. Secondo i reperti e le scoperte, sembra potesse raggiungere i 15 metri di lunghezza e superare la tonnellata di peso. Infatti si è sviluppato per cercare di catturare le sue prede, che ovviamente erano dinosauri come il T-Rex o il Brontosauro. Oggi potrebbe distruggere tranquillamente un autobus. Con questo concludiamo. A me piacciono i serpenti, ma soltanto in foto, in realtà. Così non vedo quanto sono viscidi e pericolosi. Alla prossima, gente. Qualcuno ha serpenti come animali domestici?